In occasione della presenza in Puglia per l'inaugurazione del Mediterrante Film Festival, il regista Mario Monicelli ha fatto tappa Barletta nella Sala Rossa del Castello. Interprete eccezionale nello stile e nei contenuti della commedia all'italiana, autore di una sessantina di film, tra cui tanti capolavori assoluti come I soliti ignoti, Amici miei, L'armata Brancaleone, opere che sono diventate patrimonio cinematografico nazionale e i cui protagonisti sono entrati con prepotenza nell'immaginario collettivo. La sua regia esprime miglior compromesso tra cinema d'autore e film da botteghino, ricetta che gli è consentito di guadagnare la stima della critica e l'affetto del pubblico. Sotto la sua direzione sono passati i migliori interpreti nazionali: Totò, Vittorio De Sica, Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Gassman, Anna Magnani, Alberto Sordi e altri ancora. Partendo dalla classica e poco impegnativa commedia, ha inaugurato un filone amaramente comico ed aggressivo. Il re della commedia ancora una volta è apparso in gran forma al dispetto del tempo e per l'occasione ha ricevuto dal sindaco di Barletta, Nicola Maffei, una scultura in bronzo di Piero Benzoni, raffigurante la disfida di Barletta, come riconoscenza della città al suo lavoro, al suo impegno e alla sua proverbiale capacità di sfidare il tempo con la forza della sua opera. Al maestro Mario Monicelli l'amministrazione comunale ha aperto i propri luoghi della cultura, offrendogli anche un'esperienza di visita alla biblioteca comunale, scrigno di tante opere della storia dell'umanità che si augura possano fornirgli spunti per i suoi prossimi lavori. È stata fatta la disfida, mi pare, no? Sì. Ecco, chi l'ha fatta? Blasetti? Io credo di averlo anche visto. Sì, varrebbe la pena di rifarlo con delle strutture cinematografiche all'avanguardia, moderne, fotografia, attori, eccetera, ripercorrere questa, una delle pochissime belle vicende della nostra storia. Ce ne sono molto poche, quindi qui conserviamoci quelle poche che abbiamo. Con l'armata Brancaleone ha sfatato il mito del cavalleresco e del romanticismo. È stata una cosa che riguardava la letteratura, le corti di allora, le romane della Rosa, eccetera, erano tutte finzioni. Fiera Mosca era una specie di Brancaleone anche lui, era uno generoso, forte, leale, ecco qua, e quindi mi pare che le due cose non siano in contrasto. Il suo primo ricordo legato al cinema? Il mio primo ricordo? Un film muto con Rodolfo Valentino, pensate un po', ecco qua. Il pensiero che le sta più a cuore è una frase di Sant'Agostino. Che diceva: nutre la mente soltanto ciò che la rallegra. E questo anche il suo pensiero? Lo... Sì, ma il pensiero di Sant'Agostino anche sì, è anche il mio. Ritorni a Barletta, maestro. Grazie maestro, grazie.